Ovviamente sto parlando dell'assessore Palmiro Cangini. Sì. Allora. Pur non cosando nel merito del per quanto riguarda il bagaglio del... Tuttavia! E sono qui rispettando le... Perché? E qui mi piace... questo andava... Voleva detto perché queste cose qui sono... Adesso non vorrei interromperla nel suo ragionamento. Ricordiamo che assessore ha... Attività varie... Che non si dica poi che non... Però noi, della giunta del comune di Roncofritto... Chi voi? Non conta... Perdo il filo della chiamata. No, vabbè, ma siamo a Sesto San Giovanni e... I provvisi. Noi abbiamo festeggiato la giornata internazionale dell'obiettore. Ma non era quella giornata internazionale? Giornata dell'obiettore, perché noi dobbiamo così festeggiare questa cosa qui, perché l'obiettore... E qui faccio un breve scursus. Ma chi è che si interessa alla giornata internazionale dell'obiettore? Via! L'obiettore. L'unico interessato. È autoreferenziato. Però ci mi fai parlare perché io ho il tubo che collega il cerveletto con la bocca, che è del 14 anziché del 18. Allora, si steccano non le faccia idee. Gente. Non faccia gente. Allora noi praticamente abbiamo fatto questa... E qui voglio fare un breve scursus. Storico. Più breve che escurso. Fin dall'antichità, gli antichi egiziani, che loro avevano, c'era questa legge che si chiamava la Ramsete 12 bis, che potevi scegliere di fare il militare o fare l'obiettore. Vabbè, come da noi. Voilà, che se non c'erano gli obiettori, le piramidi, volevo vedere chi è che le tirava su che le piramidi. Questo è il revisionismo storico. Vi spiego, che è una roba storica, che te non le puoi capire, eccetera. Gli antichi romanesi avevano dell'antichità, loro, siccome non c'avevano le motonavi per portare in giro i turisti tedeschi quanto andavano in giro... Ma che tedeschi? Nell'antica non c'erano i tedeschi, gli alemanni, gli che li portavano, che... Allora li mettevano nei triremi, capito, che gli obiettori remavano e li portavano, che poi gli davano il pesce fritto lì nelle terme di Caracalla, ma che... Ma c'era il coso che li guidava... Cittadini! Centurioni! Venite a bordo che dopo si divertiscono Però qui è inutile stare a piangere sul latte macchiato di quello che è successo per arrivare ai giorni nostri. Con questo mi interrompi sempre io. Non si capisce niente. Ai giorni nostri che abbiamo fatto le Olimpiadi dell'obiettore e questa sera abbiamo l'onore di presentare finalmente l'obiettore Vieni avanti, obiettore, adesso che io lo presento, che c'ha l'ospite, al suo obiettore. Ce l'ho qui che è arrivato col coso. Spero di non farlo. Ma si è portato il compare, un suo cugino, un cretino sarà. Ma perché già lei, assessore? È l'obiettore, solo che è lento, è una roba. Ma sarà un imbornito? È una roba. San Giovanni ti ama. Grazie. Perché è Valentino Rossi, campione mondiale del MotoGP, ex 500. Ma cosa ne sa lei, assessore? Ma che questo chi è l'obiettore? È lento, è la... c'ha la fiscia della moto. Ma non è che faccio andare in moto? Pensi che ha preso, gira sempre con l'ape piaggio dei rappresentanti del comune. Non mi è andato a grippare il gigler dell'ape piaggio del comune. Ma no, non può. Valentino, fagli sentire come fa l'ape piaggio col gigler grippato. Hai visto che ti ho detto che eri dormito? Ma si presta! Perché è gentile, ma... Te l'avevo detto che eri dormito! Lui però, nelle Olimpiadi, ha vinto la specialità di fare la gincana col furgone pieno di gente che deve fare
fino alla rocca di San Marino, che sono 22 chilometri per 6.500 tornanti, capito, che ci arriva giù. È arrivato fino in cima, hai capito? Ma chi è che sale sul furgone con un invornito che guida e si fa sballottare su per la rocca di San Marino? I vecchi. I vecchi. Oh, ma guarda che ai vecchi ci piace di essere disinseriti, di malumus, di sentirsi inutili nel corpo. Solo che erano un po' sballottati, capito, perché c'è una penalità, hai capito? Tutti i vecchi che cosano, dopo lì vengono scancellati e... Che cosano cosa? Vengono... Ascolta, mi interrompi, sai la testa che non lo mangi neanche. Sta zitto. Allora. No, facciamo. Lui poi. Facciamo finire. Ma non ci posso. Vai, finisci, assessore. Lui. Ma lui chi? Soggetto ci vuole. Stufoso di complemento roba, oggetto, predicato. Stracci. Perché ha vinto la gara? Perché in discesa. Lui, anziché prendere i tornanti, è venuto giù col furgone di scaranata come i slittini, capito? Valentino, facci sentire come fa il furgone di scaranata che viene giù dalla rocca di San Marino pieno di vecchi. Visto che vengono lì. Ascolta, assessore, c'è un problema al comune. Si è bloccato il tubo di internet. Ci credo che sei intoppato il tubo di internet, sei sempre dietro a scareggiare, siete porni! C'è basta di pugliette, la roba esagerata, tutti i giorni, oggi la sera che siamo a scareggiare, siete porni, non si può fare. Non è vero, non è vero. Viene dalla Bassa Italia, lui è lento. lo conosciamo. Allora, noi siamo qui per parlare questa sera di queste problematiche relative, perché poi lui... Ho sentito... Chi è? No! Un'altra. Valentino Rossi! Ciao. Ma non ci credo, ciao! Assessore! Oh. Ma il campione mondiale del MotoGP! Anche te! Ma è l'avviatore, anche lui è lento! Ma lo vedi com'è lento? C'ha la ficcia dei motorini, ma non è mica buono andare col motore lui qui! Ma sarà anche lento, però io glielo chiedo se posso fare un girettino. Valentino, sì. Facciamo due pieghe sul motorino? Sì, due pieghe, si dice così! Fa le pieghe! Ti fidi? Non era più sicuro la Peppiaggio? Vado? Vai, com'è che andare? Ragazzi, sali. Vado sul motorino. Senza casco, guarda che non si va senza casco, eh? Andiamo fino a lì. No, fino a lì, senza casco, col gasolio. Va piano, telefonate quanto arrivate. Che c'è il GDR? Fatti, non pugnette. Lo sapevo che non lo devo portare io. Ma con questo cosa vuol dire? Non lo so, però c'ho ragione e i fatti mi cosano. Assessore Cangini, Valentino Rossi, Michele Rossi, Zemig, a fra poco.